Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora ragazzi, siamo sul quinto episodio della serie tedesca. Come ben vedete ragazzi, siamo in compagnia del Massey Ferguson. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. No ragazzi, siamo in compagnia del nostro mitico carissimo Emanuele. Dai, oh! Allora ragazzi, ecco, lui che si bagga, raga, io lo vedo buggato, vabbè, va, comunque, raga, dai. Allora, ragazzi, cosa andremo a fare in questo episodio? Allora, intanto andiamo a vendere un po' di roba. Andiamo a vendere un po' di frumento e un po' di girasoli. Ora, intanto, ragazzi, ora compri un altro rimorchio, che così Emanuele va a vendere i girasoli. Allora, Esatto. ragazzi, andiamo a comprare il ravizza, che sicuramente... Raga, metterò quello che è uscito proprio oggi, quello di Vitale Stefanco, proprio a go-go. Ma poi, casomai, raga, vabbè, dai, tanto lo compro, poi vedo io. Allora, intanto puoi saltare nel T7, il rimorchio già l'ho ripristinato. Allora, ragazzi, come ben vedete, ho caricato tutti i frumenti, vabbè, ma ne rimane poco poco, ma quello, raga... Nulla importa perché tanto i soldi ce le famo sempre lo stesso. Allora, è quotato 1.449 euro. E invece, ragazzi, i girasoli sono quotati quasi 2.500. Quindi, raga, ci famo un botto di soldi. Perché, ragazzi, sto andando a vendere queste robe? Perché, ragazzi, come ho detto nella scorsa puntata, volevo... No, volevo. Voglio comprare una seminatrice. Casomai, ragazzi, se non riesco a metti la capacità lì che puoi caricare di più. Se non riesco a fare un po' di soldi, ragazzi, chiederò un prestito. Allora, andando, ragazzi, dobbiamo andare alla Livestock E dobbiamo caricarla. Market. Girasoli, compa. Arriviamo insieme. Allora aspettami un attimo che Sì, ti no, seguo. tu ovviamente devi andare a vendere alla raffineria. La raffineria è proprio dall'altro lato, ecco, dall'altro lato opposto, ecco. Va bene, ragazzi, intanto vi faccio vedere il viaggettino, così. Ok, ragazzi, sì, le arate, vabbè, i campi sono tutti arati, bisogna solo seminarli e basta. Ok, giriamo a destra, mettiamo la freccia, che sennò... Beh, raga, tanta roba sto Massey Ferguson, no, ma io non... come dico e ridico, ragazzi, noi vogliamo delle motte cazzù, qui. Giustamente. Ok. Bam, 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 bam. Ok, intanto qua siamo, ragazzi, allo shop. Stiamo passando lo shop. Ok, andiamo a vendere, ragazzuoli. Intanto qui ci sta il coso della lana, diciamo il negozio dove vendere Dove la lana. devo andare io? Alla Raffaese. Devi andare alla Raffaese. Non so se mi aspetti, casomai. Madonna, mamma mia, ragazzi. Sono andato troppo veloce. E me ne sono inceppato. Ok, poi ragazzi, come ho detto nello scorso episodio, ragazzi, mi sono accorto che c'è anche campo 12. Quindi, ragazzi, oggi, anzi, stasera, perché sono quasi le 10:20, andiamo a raccogliere le barbabietole. Quindi, ragazzi, sperando che ho messo quella della barbabietola, sì, l'ho messa, ragazzi. Mazza mia, 150.000 euro. Vabbè, ma la prendiamo la prendiamo a noleggio, raga. Ok. Ragazzi, qui ho venduto e abbiamo guadagnato, beh, eravamo 50.000 euro. Abbiamo guadagnato, ragazzi, vediamo quanto abbiamo guadagnato. È entrata a raccolta 68.000 euro. Ok, ragazzi, aspettate un attimo che io mi dirigo dove sta Emanuele, così. Madonna, perché sto aprendo un bordello di volte il menu. Mederico qua da Emanuele. Ok, così ragazzi vi faccio vedere dove bisogna vendere.
Allora, venga qui, venga, passi di qui. Passi di qui. Ok, e poi tutta dritta. Ok. Dai, fammi vedere sto. Facciamo vedere sto ravizza, dai, guardate com'è bello, raga. Dritto, dritto, tutto dritto. Beh, raga, ma quello che è uscito stamattina, quello di Vitale Stefano, è botto, eh. È davvero, davvero bello, eh. Ha modificato un botto di roba, quindi, cioè, tanta, tanta roba. Davvero, ci faccio i miei complimenti, quindi. Ai, ai. Ok, qui, scarica qui. Poi ragazzi, ora dobbiamo fare delle prove perché ora raga, non ricordo dove si scaricano le barbabietole, ma penso che si dovrebbero scaricare alla Land Market, che c'è tipo uno stoccaggio, ecco. Però ragazzi, casomai siccome che voglio fare ragazzi questa cosa, ragazzi, vi faccio vedere. Il Bitpulp, voglio fare il Bitpulp, ragazzi, non so se si potrebbe anche vendere, poi intanto noi lo produciamo, quindi casomai compriamo o noleggiamo, vediamo, raga, perché non si può scaricare con il rimorchio, bisogna scaricare prima a terra e poi bisogna caricarla con una pala, ma poi ora, raga, vediamo, dai, poi vediamo, dai. Allora ragazzi, noi stiamo facendo bei soldini. Beh, Sì, effettivamente, dai. 220.000 euro, dai raga. Qualcosa abbiamo fatto, no? Sì, vediamo ragazzi quanto costa la seminatrice. Se non bastano i soldi, raga, andiamo a comprare, beh, andiamo a fare un po' di prestito, ecco. Allora ragazzi, io voglio prendere la Condor, perché la Condor semina direttamente, senza coltivazione. Poi passaggio vedo che è un Quindi, botto, eh. sì, aspetta, quando compro la seminatrice, va. Allora, ragazzi, vi diamo un po' di prestito. Possiamo chiedere, raga. Beh, anzi, no, 242, dai, raga, ho richiesto 25.000 euro. Ma quelli, raga, non importa, perché tanto i soldi ce li abbiamo sempre lo stesso. Ok, compriamo la seminatrice, ragazzi. Ok. Abbiamo 13.000 euro, purtroppo. Ora mo i semi penso che ragazzi li devo andare ad acquistare. Andiamo, capo! Dai, che mo mi porta a spasso, ragazzuoli, vedete qua il mio amichetto qui che mi porta a spasso, dai. E ma che fai? Ma piedi fa male. Ah, no. È che devo andare a prendere anche il Masterfermo, se. Giustamente, adesso già si vado bene di qua. Va bene ragazzi, abbiamo ripristinato la seminatrice, abbiamo ricaricato la seminatrice ragazzi dopo 7.890.000 di... non mi viene la parola, vabbè comunque, di Quello tentativi, stesso io. ecco. Allora Poi ragazzi, vediamo cosa potremmo seminare. Allora... Vabbè, tanto ragazzi, meno così, tanto che cavolo me frega, tanto niente fa. Allora ragazzi, cosa potremmo seminare? Beh, non lo so perché... perché, Dio mio, Madonna. Dio mio, non può seminare, comunque. Allora ragazzi, aspettate un attimo. Perché devo vedere cosa dobbiamo seminare. Allora, il frumento ci serve per le galline, quindi in campetto di frumento, raga, ci vuole. Va bene, per il momento, ragazzi, seminiamo frumento. Poi gli altri. Madonna mia, è gigantesca sta cosa. Ma l'altra era gigantesca, ma le colisi non ce l'aveva. Mamma mia, raga, è impossibile, oh. È impossible. Ok, dai, seminiamo qui, raga, il frumento, poi gli altri campi, vediamo cosa potremo
possiamo seminare. Intanto Emanuele sta raccogliendo le barbabietole, poi facciamo raga a cambio. Ho preso a noleggio, ragazzi, la Maxtron, perché come vedete, raga, abbiamo 1996, proprio l'anno mio di nascita, proprio Mamma bellissimo. mia, bella cosa, bella cosa. Un anno particolare, ragazzi. È Vabbè. nato il mitico Doc, grande uomo, una stima per me e per il nostro team, veramente. Cioè, un grande uomo e lui è disposto sempre a tutti. Quindi, ragazzi, mi raccomando, è importante che seguite le sue orme, perché è un uomo veramente da prendere alto. Vabbè. Giustamente, solo per le Eh mode cazzute anche, che si mettono su, quindi beh, ora raga, mettiamo anche un altro trattorino, però che non vi dico niente. non si dice ancora, Non vi spoilerò niente. no, sarà, deve essere una sorpresa, chi segue deve essere una cosa che abbiamo Ovvio. sotto È normale. mano, sì. Come ovviamente, ragazzi, tutti i progetti che vi sto a portare, quindi tutte le mod che sto a creare, i modelli, quindi sono tutti top secret. Poi, ragazzi, poi li vedete appena sono finite. Tanto è inutile che vi spoiler tutto appena ho finito il modello. Io non so come altri che tipo, faccio i vazzelli, mia mod. No, io se voglio fare una sorpresa, faccio una sorpresa. Quindi va bene. Intanto qui, ragazzi, noi continuiamo a seminare mentre parliamo, mentre ci possiamo anche bere una birra. Madonna, la birra alle 9:30 del mattino, mamma mia, proprio è una bomba per lo stomaco. Beh, il caffè potrei capire, ma la birra proprio. Vabbè, quella la birra, se c'era qualcuno che se la beveva a quell'orario, non so chi, boh. E forse era, ma lo conosci tu, è no, no, nostro vecchio amico. Ah. Va bene, ragazzi, intanto qua vi faccio vedere qua un po' la semina, così almeno ci catapultiamo nella Maxtron. E così poi Emanuele continua a seminare gli altri campi. Ora vediamo cosa potremmo seminare. Ora, ragazzi, vediamo, perché ho i dubbi. Perché i girasoli li abbiamo venduti, colza non ne abbiamo più, mais non ne abbiamo. Quindi ora vediamo, dai. Allora, purtroppo devo farmi questi piccoli conticini, ecco, perché devo sapere cosa dobbiamo seminare. Allora, frumento abbiamo detto che l'abbiamo seminato ora. Io, ragazzi, potrei seminare un po' di... Vabbè, vorrei seminare, raga, un altro campo di frumento. E poi campo 4 lo faccio di frumento. E poi campo 22 e 17, casomai uno lo facciamo di colza e uno lo facciamo di soia, vediamo. Ah, infatti mi ricordavo bene che il mais ce l'abbiamo, quindi il mais ci può essere utile poi più avanti. Vabbè, io intanto, ragazzi, porto la seminatrice al campo 22. Va bene, ragazzi, scarichiamo la macchina qui. Allora, ora sicuramente non... Madonna mia, mi è fatta male qua. Sicuramente non ci... Ecco, 100.000, perché questa qui, ragazzi, è quella, diciamo, modificata, scaricata così. Allora, 100.000 litri di barbabietole, raga. Intanto già il campo, raga, è finito, perché l'ha finito Emanuele. Però è molto buggata sta Maxon, raga. Cioè, con la Game Station, su barbabietole c'è scritto che è frumento.
Madonna mia, qua il diciamo esce tutto di fuori, vabbè, ma dai, raga, ma fa nulla, dai, tanto non è che me freghi di tanto, più di tanto. Ora ragazzi, andiamo a provare se si può scaricare alla Land Market e così proviamo. Intanto continuiamo a raccogliere, ok, così è finito. Intanto Emanuele sta seminando frumento a campo 4, poi a campo 17, raga, mettiamo polza. E poi campo 22 mettiamo girasoli. Poi raga, alterniamo il via. Quindi alterniamo, ok. Qui mettiamo così. Ok. Allora, andiamo a scaricare alla Land Market, se me la fa scaricare. Niente, raga, purtroppo ci ho provato, ma li vende solo, quindi non so dove potrei andare a stoccarlo. Quindi le patate c'è, ma quelle sono belle patate. Se no, ragazzi, vediamo, andiamo in farm e proviamo lì. Vabbè, ragazzi, ho fatto un po' di prove, ma raga, purtroppo non si possono scaricare le barbabie. Le patate sì, raga, in un punto che non mi ricordo dove, però ragazzi, scarichiamole qui e via. Poi raga, casomai prossima puntata noleggiamo casomai una forca, ora vediamo. Io vi faccio vedere questo bit pulp qui nel 3. Ok, mettiamoci bene, raga. Ok. Ok, ragazzi, ora vado anche a caricare altri. Così siamo a posto. Ok. Dai, ok. Andiamo ragazzi a scaricare gli altri 63%. Dog, 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 Leo, Leo, Leo. Vabbè, ragazzi. Anzi, ho finito di scaricare tutte le barbabietole qui in questo punto, ragazzi, perché prossima puntata, vediamo, raga. Compriamo una forca e un caricatore frontale e facciamo questo bit pulp e vediamo se si può vendere. Ora, ragazzi, facciamo a cambio di nuovo perché Emanuele non vuole seminare con quella seminatrice piccolissima. Quindi, vabbè, fa nulla, dai. Non parando, poi ci mettiamo l'operaio, che te frega. Allora, lui, ragazzi, lo mette ad arare. Ora lo mette ad arare. Intanto qua parcheggio l'usagaria. Vabbè, qui non dovrei parcheggiare, raga, però vabbè, me frega. Allora, restituiamo però. Dobbiamo restituire da Maxtron. Ah, ma raga, ma da come ho visto io, oggetti posseduti, già ce l'abbiamo una forca. Bene, però ci manca solo il trattore con il carico frontale. Beh, usiamo in masera, raga, domani, sì, domani, va bene, alla prossima puntata, dai. Così facciamo questo bit pulp, vediamo, raga, ne produciamo un bel po' e vediamo se si può vendere. Diciamo un bordello, dai, un bordello. No, ma per vedere anche che simbolo ha, perché Certo. se ha un simbolo che tipo è nei prezzi, lo famo tutto e lo vendiamo. Dai, raga. Allora, Manuè, tu ti puoi fare qua nel T7 che io vengo e continuo a seminare io, dai. Così siamo a posto, raga, finiamo questo campetto.
poi ci salutiamo. Ragazzi, dulle quinte e poi seminiamo altro. Ok, ragazzi, sto seminando colza qui, raga, perché così almeno, raga, facciamo a puntate, ecco. Cioè, una puntata seminiamo, che ne so, frumento, una puntata seminiamo girasoli, una puntata semi di soia e via. Dov'è che andiamo ad arare il campo 2? 12, No, campo 12. campo E 12, così ok. via. Ok, ragazzi. Va bene. Ok, finiamo qui, ragazzi, di seminare. Poi gli altri, come ho detto prima, li semino dietro le quinte. E poi, ragazzi, solo uno, che è il 17. Ok. Ok, poi, ragazzi, da come ho visto prima dei prezzi, abbiamo anche il liquid manure. Che poi, ragazzi, quello dobbiamo, diciamo, spurgare, diciamo, i pozzi, perché se no il sindaco si arrabbia, proprio si incazza. Sì, effettivamente ieri mi ha chiamato uno, dice, ma c'ho la pozza piena. Quindi ora che loro sinceramente cagano il ristorante. Sì, vabbè, raga, poi nella prossima puntata facciamo Diciamo pure che abbiamo quello, detto che dai. spurghiamo i pozzi quelli là anche delle case, no? Sì, ma già l'hanno visto perché già Sì. è uscito il terzo episodio. Là, addetti agli spurghi, raga. Abbiamo avuto questa, ripeto, abbiamo avuto questa fantasia con Mauro, ma volevo portare, diciamo, una cosa diversa. Dai, ragazzi, state tranquilli che ne porterò altri, come ho detto precedentemente. Ok. Qui ragazzi seminiamo a botta, noi qua raccogliamo, vendemo e seminiamo. Quindi Giustamente, raccogliamo, vendemo e seminiamo. beh. E vendemo e poi si fanno i soldi e poi compriamo. E poi. Certo. Ecco. E certo, se no poi diventiamo poveri, Siamo poveri, dopo il T7 che se la fa eh. Mandanello. Beh, abbiamo 4.000 Già euro, vedo raga. che il T7 ciuccia gasolio. Beh, ecco ragazzi, ecco perché sto mettendo colza. Perché ragazzi, ovviamente abbiamo anche il biodiesel, ma è diciamo come si può dire, una struttura quella di default. Però hanno cambiato gli script, gli hanno messo diciamo il carico, carico lo scarico delle colture e della benzina, ecco. Quindi che potete caricare la benzina e via. Però ragazzi, quella la mandiamo pure avanti qualche giorno, perché intanto, raga, questa colza ci frutta un po' di soldini. Quindi anche sicuramente, ragazzi, ci frutta anche i girasoli, che sempre non è un cereale, penso, non ricordo comunque. È una proteina, non mi veniva. Va bene, ragazzi. Spegniamo. Spegniamo. Ok, ragazzi. Ok, ragazzi. Niente. Io intanto vado a campo 12. Mi dirica a campo 12. Che vi faccio vedere come sta arando il mio mitico amico Emanuele. Allora, vediamo qui, raga, noi qua passiamo, siamo troppo bravi qui a passare. Però comunque, raga, come vedete la colza, guarda della colza, cioè le texture, raga, questi sono micidiali, dai. Va bene, ragazzi, con questa, diciamo, piccolo video di Starando Emanuele, noi ci salutiamo qui. Come sempre, ragazzi, sotto in descrizione lascerò tutti i link dei social e lascerò anche il link del TikTok. Ragazzi, lascerò anche la pagina. Chi non sa, ragazzi, ho
ho anche una pagina, quindi raga, vi aggiorno tutti, diciamo, i miei progetti, modelli, serie, tutorial e quello che quello, quando ne volete ne mettete. Niente, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao Ciao ciao! ciao ragazzi e buonasera a tutti.